Monsignor Lodovico Maules, torniamo indietro con la memoria a 100 anni fa. Questo episodio che voi rievocate con questa mostra si inserisce in un clima particolare. Perché è significativo? Ma perché è un ricordo di qualcosa di molto doloroso, che ci riporta quel pensiero a quell'orrenda guerra, che fu chiamata Grande Guerra proprio per lo sterminio che causò, e scatta in un tempo di pandemia e quindi di tribolazione. Però l'aspetto anche che ci interessa è che non è solo un segno che ci ricorda qualcosa di triste, ma anche un segno di speranza, perché dopo la guerra l'intera Italia si mosse, su spinta della città di Mantova, raccogliendo fondi per ridonare alla nostra cattedrale la voce delle campane. E quindi è un segno davvero di una rinascita. E è bello che in questo tempo in cui noi siamo tutti isolati, chiusi in casa, paurosi l'uno dell'altro, ci sia di nuovo questo suono argentino delle campane che ci aiutino a alzare lo sguardo verso l'alto e a pensare che insomma su questa terra non è solo dolore, ma si può anche sperare qualcosa di più. Quelle campane di 100 anni fa sono quelle che ancora suonano dalla cattedrale di Trento, hanno ancora una loro funzione, un'attualità. Sì. Le 6 campane donate dal Comitato Beneficenza della città di Mantova, e da quando sono state issate nel 1920, questo è San Vigilio che sale, qui siamo il 20 settembre del 1920, stavano preparando appunto il castello, e furono inaugurate il 19-20 dicembre del 1920. Bene, quelle 6 campane sono ancora in uso e suonano tutte perfettamente, non hanno avuto danni e sono state curate. Ogni tanto chiaramente c'è bisogno di manutenzione, di restauro. Recentemente alcune le abbiamo dovute fare leggermente girare proprio per evitare che l'usura potesse causare guasti. Ecco, dobbiamo tenere presente poi che negli anni 50, adesso mi sfugge l'anno esatto, furono aggiunte altre 2 campane per portare il concerto a 8 in modo da avere tutta una scala tonale. Non c'è al momento la possibilità di visitare in presenza questa mostra, speriamo di poterlo fare tra qualche settimana, però si possono vedere queste immagini sul sito. Sì, l'aspetto positivo è che abbiamo già predisposto che la mostra sia filmata in maniera proprio accurata, in forma tridimensionale ad alta definizione, in modo che annunceremo chiaramente tramite voi i link, i modi per raggiungerla, si potrà visitarla come se si fosse in presenza, in attesa che quando Dio vorrà che finisca questa sciagura si possa venire e sostare, perché sarà bello vederla al computer di casa, ma credo che poter venire e vedere davvero da vicino e quasi toccare con mano anche i reperti che danno lì nelle bacheche sia qualcosa di molto più emozionante anche. E poi per chi è interessato c'è anche un libro. Sì, e contemporaneamente alla mostra uscirà adesso, penso in settimana, un libro che raccoglie 6 studi diversi per cui si analizza l'aspetto del campanile delle campane dei diverse angolazioni, per cui un aspetto di tipo spirituale e teologico, commentando la magnifica monofora che sta verso Piazza Duomo, verso la quale nessuno alza gli occhi, e ha delle raffinate sculture, e le foto in alta definizione aiuteranno a vederle. Poi dopo c'è un articolo storico che ci aiuterà a vedere la storia delle campane nella cattedrale in tutta la sua storia, quindi uno studio della dottoressa Chiara Moser più articolato proprio su tutta la vicenda delle campane, e poi anche uno studio di tipo tecnico, storico, quello potrà interessare soprattutto gli amanti della musica o chi è esperto di queste cose, perché una cosa che ho scoperto, che mai avrei immaginato, è che un sacco di ragazzi giovani che si interessano di campane e amano ancora fare quel che si faceva una volta, il campanotto, questi concerti nei momenti di festa. Per cui è davvero bello che rinasca anche questo senso di appartenenza, di comunità, di far festa insieme. Poi, grazie a voi che ci date questa opportunità. Grazie a voi che ci aiutate a farla conoscere, perché vale la pena, credo, che la nostra gente non dimentichi. E davvero ci siamo accorti, noi studiando questo periodo storico, che davvero se ci dimentichiamo le nostre radici siamo proprio povera gente. Abbiamo motivo di rendere grazie a Dio, certamente, per primo, ma anche a tanta gente che ci ha voluto bene, che ci ha aiutato. E
tanta gente che va dimenticata. Quest'uomo, chi lo ricorda più? Era il proprietario della ditta Colbacchini dell'epoca, e ha voluto andare su lui, si riconosce dai baffoni che ha, ha voluto andare su lui ad essere il garante di issare la campana di San Vigilio, che sono 3.300 chili, quindi sono 33 quintali, 3 tonnellate, 300 chili, per cui era anche un'impresa cent'anni fa, non avevamo mica i macchinari che abbiamo adesso, per cui è bello poter riandare con la memoria e riscoprire cose dimenticate.